Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate 15-21 maggio 2017. Il piano contorto di Frederick. Lunedì 15 maggio 2017. Desiree ricatta Adrian riguardo alla sua eredità che l'uomo vuole cedere a Charlotte e Werner e non a Beatrice e Frederick. William tenta di far capire al fratello che denunciare Hagen significa cacciare automaticamente nei pasticci anche la loro madre Susan, che potrebbe finire in carcere con l'accusa di essere una sua complice. Clara e Melly iniziano a indagare sul padre dei Lechner ed entrano in possesso di alcuni importanti documenti che potrebbero incastrarlo. Tina è felice insieme a David, ma al tempo stesso inizia a sentirsi in colpa nei confronti di Oscar, per il quale nutre ancora dei sentimenti. Clara, entusiasta ma nel contempo ansiosa, si occupa dell'abito che Naomi dovrà indossare alla prima del suo film. La star però delude le aspettative della Morgenstern, facendole notare che il vestito presenta un vistoso difetto. Martedì 16 maggio 2017. Naomi va su tutte le furie e Clara, incredula, non riesce a parlare. Era certa di aver preparato l'abito in maniera impeccabile. Che cosa è successo? Chi lo ha danneggiato? William è costretto a intervenire per sedare la rabbia di Naomi. Beatrice intanto è sul punto di sparare ad Adrian per impossessarsi delle sue azioni tramite Desiree. La Dark Lady però è costretta a rinunciare ad uccidere il genero, in quanto viene colta in flagrante da Frederick, all'oscuro del suo fosco piano. La Hofer continua a giocare sporco, cercando di fare tutto il possibile per mettere il vecchio Stahl contro Werner. Mercoledì 17 maggio 2017. Tina è sempre più giù a causa della sua indecisione tra Oscar e David. La giovane Kessler sente di provare qualcosa per il birraio e vorrebbe rifarsi una vita con lui, ma nel contempo non riesce a fare a meno di pensare al figlio di Beatrice, che è forse l'uomo che ama davvero. Hildegard ritorna in Germania. Clara pensa a William e al bacio che gli ha dato. Si rende conto che è un ragazzo dolcissimo, l'uomo che potrebbe renderla davvero felice. È vero amore o si tratta di un tentativo di gettare nel dimenticatoio Lechner? Giovedì 18 maggio 2017. Clara scopre che è stata Desiree a danneggiare l'abito confezionato per Naomi e lo riferisce ad Adrian, che non le crede. William è convinto che la Morgenstern provi dei sentimenti veri per suo fratello e che tra loro non potrà mai esserci un seguito. Poi la ragazza lo sorprende rivelandogli di aver capito di amarlo. Tina svela ad Oscar di aver passato una notte in compagnia di Davide. Il figlio della Hofer spera che il birraio, dopo aver appreso la verità, si rifiuti di sposare la Kessler, ma stranamente la confessione della donna finisce per unire i due ancora di più. Venerdì 19 maggio 2017. Frederick propone a Beatrice un piano per ringraziarsi alla sua ex e Werner. Fingere di essersi lasciati. Il vecchio Stahl, in questo modo, spera di ritornare a fare breccia nel cuore di Charlotte per impossessarsi delle sue azioni. Davide invita Tina a passare con lui una serata a Monaco. La donna è titubante in quanto si sente in colpa nei confronti di Oscar, che vuole a tutti i costi portarla all'altare. William, innamorato perso di Clara, crede di non avere più speranze con lei e per questo prende una sofferta ma necessaria decisione: lasciare per sempre la Germania e il Fürstenhof. Sabato 20 maggio 2017. Qualche istante prima di partire, la figlia di Melly raggiunge il fratello di Adrian e gli dichiara tutto l'amore che prova per lui. Frederick continua a plagiare Charlotte per entrare nelle sue grazie e permetterla contro Werner.
Alphonse capisce che Fabien, ultimamente, si sta prendendo gioco di Hildegard. André intende vendere le azioni della Burger Brau ad un'azienda cinese e i Sonny Bickler, quando lo scoprono, vanno su tutte le furie. Hildegard litiga con André e durante un acceso battibecco rischia di lasciarsi scappare la verità riguardo alla malattia di Nelly, di cui l'ex chef non ne è ancora al corrente. Domenica 21 maggio 2017. Adrian scopre che William e Clara si sono fidanzati e si mostra molto felice. La Morgenstern si autoconvince di aver dimenticato per sempre Adrian, ma non è affatto così. Tina continua a mostrarsi indecisa e confusa, non sa se ripartire con Oscar o con David. Venar impedisce a Charlotte di recarsi in banca per ottenere un prestito attraverso il quale poter acquistare le azioni di Adrian. Sarà lui a comprare le quote. Frederick si insinua nell'affare cercando di manipolare Charlotte, che finisce per riavvicinarsi al suo ex. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.